Il consigliere di minoranza del comune di Castellabate, Marco Rizzo, appena nominato presidente del distretto Cilento Blu, è stato ospite del programma Comune 4.0 di Cilento Channel per parlare di elezioni amministrative 2021 nel comune di Castellabate, della valutazione dell'operato dell'amministrazione uscente e dell'emergenza epidemiologica. Nell'occasione Marco Rizzo ha ribadito l'importanza dei distretti turistici e le opportunità per chi vi aderisce. Sono stato eletto presidente del distretto Cilento Blu, che raggruppa 10 comuni della costiera cilentana, che parte da Capaccio fino a Camerota, quindi è uno strumento, diciamo, abbastanza importante, perché costituisce tutta una serie di vantaggi per il territorio. Quindi io adesso proprio quello sto studiando un poco la normativa che prevede certe cose, quindi organizzare l'ufficio, quindi sto già lavorando, sono al lavoro per far sì che questo strumento venga, come dire, sfruttato al massimo, perché tiene presente che adesso i distretti, pur essendo già costituiti, non hanno svolto un lavoro già concreto, quindi siamo nella fase di inizio, diciamo così, tra virgolette, perché ancora non c'è stato ancora l'assestamento tra i vari distretti. Tenuto conto che in Campania ve ne sono ben 24 e nella provincia di Salerno ne sono 7, quindi è tutto un coordinamento abbastanza complesso, però ritengo che da gennaio la Regione Campania vorrà partire proprio con il tavolo di partenariato, perché sai, ci saranno i fondi regionali, i FERS, col fondo di coesione, quindi i distretti saranno proprio i gestori diretti di questi fondi, però per far sì che dalla Regione passi direttamente ai territori i benefici e le risorse. Quindi c'è molto da lavorare, io sto studiando un po' tutta la normativa, devo dirti la verità, insomma è una cosa molto molto bella, insomma, come situazione. Immagino, sì. Marco, che è abbastanza complessa, pure perché dovrebbero sostituire, se non vado errato, gli ex EPT, giusto? Gli enti provinciali per il turismo, o sbaglio? Non proprio, nel senso che gli enti provinciali facevano promozione, diciamo, del territorio, invece il distretto tiene presente uno strumento, è un ente, diciamo, intermedio tra gli enti locali e la regione, quindi è un ente vero e proprio alla fine, perché nel momento in cui si organizza l'ufficio di governo, che è presieduto dal prefetto, poi ci sarà un rappresentante della regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante dei vari comuni che faranno parte, diciamo, dei distretti. Quindi è un ente che, voglio dire, che potrà programmare, potrà erogare finanziamenti, i comuni che ne fanno parte, quindi le imprese aderenti, le imprese turistiche, ricettive, commerciali, eccetera, che saranno aderenti a questo distretto, avranno una serie di benefici, perché noi, tieni conto, abbiamo la zona a burocrazia zero, la prima cosa importante, perché un imprenditore che fa una pratica al distretto, entro 30 giorni avrà la risposta, sì o no avrà la risposta, e se non sarà data la risposta entro 30 giorni sarà positiva, e questo è un grande grande vantaggio, come tu puoi immaginare ai tempi di oggi. Quindi, e poi ci saranno agevolazioni fiscali, tributarie, perché il distretto interfaccerà direttamente con gli enti locali, qui si andrà a discutere dei tributi locali riguardo alle imprese produttive, quindi sarà discorso IMU, TARSU, ci sarà una serie di vantaggi che porteranno benefici sicuramente al mondo produttivo, quindi al settore produttivo. E poi ci potrà essere anche la programmazione turistica. Infatti, io già sto immaginando dei progetti, adesso domani ho altri incontri con associazioni del territorio, eccetera, quindi stiamo già mettendo su una serie di idee e progetti, potremmo, come dire, candidare ai prossimi finanziamenti regionali, che vede tutto il territorio, come dire, integrato. Quindi noi dobbiamo interagire con i vari enti locali, con tutto ciò che ripete il mondo produttivo e tutti gli attori che fanno parte, che fanno turismo veramente. Quindi è da lì partire per fare determinate cose. Quindi ci sono dei progetti, sto immaginando, ad esempio, giusto per dirne una, un progetto che vede integrati tutto il recupero delle torri costiere. Ad esempio, noi abbiamo un territorio che costituisce veramente una bellezza naturale, storica, che è unica, si può dire. Quindi il recupero delle torri costiere da Capaccio fino a Camerota, fare un percorso culturale, un percorso proprio culturale che vede valorizzate e recuperate queste torri. Casomai, dico per dire una cosa che adesso può sembrare così, però sono progetti che noi possiamo, come dire, realizzare con il distretto turistico.